Ciao bimbi, oggi è lunedì, siete pronti per iniziare una nuova settimana insieme? Questa settimana mi raccomando, dovete essere più carichi di sempre perché dobbiamo prepararci per una festa speciale, per la festa della mamma che sarà domenica 10 maggio. Festeggeremo tutte le mamme. E cosa facciamo di solito a scuola? Facciamo la colazione con le mamme, prepariamo un oggettino da regalare loro. Un oggettino che è simbolo di tutto il nostro amore che abbiamo per loro. E poi anche impariamo una poesia. Di solito impariamo una semplice poesia e magari i bimbi più piccolini possono anche impararne solo una piccola parte, però provateci perché intanto farete molto molto felici le vostre mamme e poi è un allenamento per la vostra memoria che se anche siete piccolini vi servirà moltissimo. Anzi, vi allenate, no? Di solito uno allena i muscoli, ma è importante anche allenare la testa, in questo caso la memoria. Bene, adesso vi leggo la poesia. Per la festa della mamma, ho chiesto a un poeta di scrivermi una poesia con tanti auguri per te, mammina mia. Ma il poeta ha risposto che il verso non gli viene, così ti dico solo, ti voglio tanto bene. Questa poetessa, perché è una donna, si chiama Lina Schwartz e ha scritto questa semplice poesia. Intanto proviamo a pensare, chi è il poeta? Il poeta è uno scrittore che scrive poesie, in questo caso è una donna, una scrittrice che scrive poesie. E di solito scrive poesie sempre sui sentimenti, in questo caso d'amore, no? Allora magari come, è come se voi diceste, mamma, è talmente grande l'amore che provo per te che persino ho chiesto a un poeta, a uno scrittore di poesia, di trovare le parole giuste per dirtelo. Però alla fine di tutte le parole, di tante parole, no? Che possiamo dire alla nostra mamma, quella più speciale e che la rende tanto felice è quella più semplice. Ti voglio tanto bene. Quindi, bimbi, ricordatevi di dire sempre alle vostre mamme che le volete tanto bene e vi auguro di festeggiare con loro una bellissima festa della mamma. Mi raccomando, guardate le lezioni, poi ci vediamo anche su Zoom, così vediamo cosa state preparando e preparatevi con la poesia, con il lavoretto e con tutto quello che anche tra poco vi dirà la maestra Delia. Fate il disegno della mamma, eh? Adesso vedrete un video bellissimo della maestra Delia che vi spiegherà cosa fare. Ciao bimbi, ciao, a presto!